Liberi.tv, Riccardo Cristiano, in compagnia di Maria Giovanna Torchia del Circolo Arci di Lamezia Terme. Come si chiama il Circolo Arci? Mediterraneo, ci occupiamo di associazionismo, soprattutto dal punto di vista culturale e appunto associativo. Oggi siamo qui per la raccolta firme sulla proposta di legge Ero Straniero, una proposta di legge che si propone appunto di abolire il reato di clandestinità e quindi di ripristinare anche alcune di quelle che erano le normative vigenti appurate dalla legge turco-napolitano. Quello che noi ci proponiamo di fare attraverso questa raccolta firme è innanzitutto una sensibilizzazione sul territorio lametino, anche per quanto riguarda il far capire che la maggior parte dei richiedenti asilo dei vari permessi di soggiorno vengono qui senza la benché minima idea di che cosa si trovano ad affrontare. Gran parte della normative anche quindi della proposta di legge si propone di agevolare soprattutto la visione previdenziale dei richiedenti asilo, questo quindi un punto, l'abolizione del reato di clandestinità un altro punto, e poi un punto che a noi comunque sta molto a cuore è anche quello di far entrare i soggetti stranieri con un permesso di soggiorno di 12 mesi che gli consenta comunque di cercare un lavoro. E poi per quanto riguarda anche la legge turco-napolitano si propone anche di ripristinare il punto in cui la legge stabiliva il cosiddetto sponsor, quindi la possibilità di rintracciare ragazzi stranieri e di garantirgli già uno sponsor, quindi una ditta, un imprenditore che gli garantisca vitto e alloggio e comunque uno stipendio che diciamo in questo periodo scarseggia molto sia per noi che per loro. Dove vi possiamo trovare? I contatti sia Facebook che anche fisici? Sì, noi siamo come sede vicino la caffetteria Falvo, la sede Spazio Aperto Giovani di Lamezia Terme, mentre su Facebook siamo Circolo Mediterraneo Arci di Lamezia Terme, siamo anche su Twitter e su Instagram.